senza nulla togliere sicuramente al nuoto libero, che però diciamo magari non è che si deve preparare a una gara, magari a un campionato olimpico, a un campionato del mondo, però in effetti poi ognuno guarda il proprio problema, no? Il proprio porticello. Le tempistiche che hanno dato Aquamor, per mia esperienza, sono brevissime, perché pensare che comunque tra neanche 20 giorni possa riaprire comunque la vasca all'aperto. A settembre, io adesso non le conoscevo, ma visto le condizioni comunque dell'impianto, a settembre addirittura molto probabilmente riniziare tutta l'attività, secondo me è veramente un grande risultato. Quindi io invece di questo sono molto contento. La piscina la conosco da più di 20 anni, perché venivo con Alberto Castagnetti a fare i collegiali qua a Busto, siamo venuti un po' di volte, abbiamo fatto appunto il Trofeo Bianforosso. E quindi comunque è una piscina che conosco, una piscina che secondo me, come ha detto lei, in Italia può essere invidiata veramente da tanti. Comunque, vasca da 50, all'aperto, al coperto, vasca da 25, ma anche Apertura tutta estiva. l'apertura estiva, che sinceramente non so quante ce ne sono in Italia. Però ecco, io insomma sono abbastanza tranquillo, insomma, vi voglio rasserenare, perché comunque siete secondo me nelle mani migliori. Io appunto lavoro con Aquamor da anni, lavoro nella piscina Bocconi di Milano, che comunque è uno degli impianti più tecnologici, quindi sicuramente ci vuole anche, come ha detto Matteo, del tempo per fare le cose giuste, perché poi magari mettere delle pezze, rattoppare delle cose ci vuole poco, però invece trasformare una piscina e riuscire a renderla ottimale, no? Da qui al resto degli anni, insomma, da qui in avanti è un altro percorso. Quindi loro dispongono delle migliori tecnologie, di una grande esperienza, come avete detto è il 13° impianto, quindi insomma io ne ho visti quasi tutti e sono impianti che funzionano benissimo, molto belli anche proprio da vedere, visivamente parlando. Dal mio piccolo, visto che è un impianto invece che a me piace molto e sono sicuro che a settembre piacerà ancora di più, vorrei insieme a Matteo organizzare e portare qualche attività. Ovviamente parlo di nuoto, però attività in questo impianto mi farebbe piacere, comunque è un'accademia itinerante e quindi perché no, rendere anche, no, questa piscina di Busto una delle tappe importanti per la mia accademia, secondo me sarebbe molto bello.